Bologna, Museo civico archeologico. Il Museo civico archeologico si trova vicino a Piazza Maggiore, dentro il quattrocentesco Palazzo Galvani. Il museo è stato aperto al pubblico nel 1881 e ospita le ricche collezioni archeologiche provenienti dall'antico museo universitario, dalla donazione del pittore Pelagio Palagi e dagli scavi condotti a Bologna e territorio tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. La visita può seguire due itinerari principali, la storia di Bologna, dalla preistoria all'età romana, e le collezioni storiche che comprendono antichità egiziane, preistoriche, greche, romane, etrusche e dei popoli italici. Tra le collezioni storiche del museo spicca la collezione egiziana, la terza per importanza in Italia, esposta nel piano interrato del museo. Il percorso espositivo inizia con i preziosi rilievi provenienti dalla tomba a Saccara del generale Horemeb, regno di Tutankhamon 1332-1323 a.C., divenuto in seguito l'ultimo faraone della diciottesima dinastia. Al primo piano si trovano la collezione dedicata agli etruschi e ai popoli italici preromani, quella romana e la greca. A quest'ultima appartiene la testa in marmo dell'Atena Lemnia, eseguita in età augustea. Si tratta di una copia della statua, in bronzo realizzata nel V secolo a.C. dal famoso scultore greco Fidia. Tra i reperti che illustrano la storia più antica della città e del territorio circostante dalla preistoria fino all'età romana, quelli etruschi sono i più importanti del museo. I materiali provenienti dall'abitato e da migliaia di tombe documentano lo sviluppo di Felsina, il nome etrusco di Bologna, dal 900 a.C. al 380 a.C. Tra gli oggetti rinvenuti nelle sepolture spiccano in particolare l'Ascos Benacci, 700 a.C. circa, un contenitore per liquidi pregiati a forma di animale fantastico, 700 a.C. La Situla, vaso cerimoniale della Certosa, prima metà del VI secolo a.C., raffinato recipiente in lamina lavorata a sbalzo, utilizzato come contenitore delle ceneri di una defunta. E le imponenti stele funerarie dalla singolare forma a ferro di cavallo. Realizzate in roccia arenaria locale e decorate a bassissimo rilievo. Seconda metà del V, inizi del IV secolo a.C. Con l'arrivo dei romani, Felsina viene rifondata nel 189 a.C., con il nome di Bononia. Il museo documenta anche la vita della città nel periodo romano attraverso, ad esempio, la bella statua priva di testa di Nerone, metà del I secolo d.C., esposta nell'atrio del museo che decorava il teatro romano.